Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere questo riscaldatore ad induzione della GIS modello 10R. È un riscaldatore ad induzione appunto che serve per riscaldare i metalli per diverse situazioni. Si usa principalmente per svitare tutti quei dadi, quelle viti che siano bloccate, che non si possono svitare, per le quali in realtà a volte, in base a dove sono posizionate, si può utilizzare un avvitatore a percussione o altri sistemi. Ma ci sono delle situazioni nelle quali i dadi sono o incassati o in posizioni che non si possono svitare con quel tipo di utensili, o peggio ancora se si tratta, che so, una moto antica ad esempio, che rischia con una forza eccessiva di danneggiare l'intero perno nel quale è avvitata o di danneggiare lo stesso dado. E allora con questo si può riscaldare, si dilata ed è una procedura che richiede pochi secondi, agisce nel punto in cui viene azionato e ci permette di svitare senza creare danni. Siccome è un prodotto interessante che mi avete chiesto in tanti, questo lo posseggo in realtà da diversi mesi, l'ho testato 2 o 3 volte, ho fatto solo delle prove. Adesso è disponibile su Amazon, per il quale vi lascerò il link nel primo commento della descrizione, e se dovesse servirvi un prodotto di questo tipo, in base alle prove potete ritenere che possa essere adatto a voi. Ovviamente non è un giocattolo, costa più di 800 euro, ma per chi ha bisogno nella propria officina, che sia professionale o no, di uno strumento di questo tipo, non ha alternative. O compra una cosa di questo tipo o ne compra uno sempre di livello superiore, ma anche della GIS, per il quale vi lascerò pure il link, che ha delle funzioni extra ma che ovviamente costa di più. Quindi vediamo come funziona, vediamo le sue caratteristiche, facciamo un paio di prove e valutiamolo insieme. Quindi iniziamo. Come sempre, prima però diamo un'occhiata alla confezione. Quindi arriva all'interno di questa valigetta, si trovano diversi accessori, tra cui questa fibbia per poterlo trasportare. Poi abbiamo tutte queste spirali, ma non solo le spirali con diversi diametri. Abbiamo anche altri tipi di accessori, vedete, questa è la spirale più grande, questa quella media, e montata c'è quella più piccola che vi ho fatto vedere nell'introduzione. Ma troviamo anche questo filo flessibile per tutte quelle situazioni nelle quali non è possibile assolutamente utilizzare una spirale. Immaginate un tubo che abbia un collegamento a destra e un collegamento a sinistra, non potete inserire la spirale, potete collegare questo allo strumento, fare dei giri attorno al dado da svitare e poi utilizzarlo in questo modo. Questo faciliterà il lavoro. Questo invece è un filo rigido che però è deformabile, quindi si può tenere una spirale di dimensioni differenti, oppure si può riprodurre una spirale che magari si è danneggiata o adattarlo ad altre situazioni, perché si può deformare. Ora diamo un'occhiata al macchinario. Allora, questa è l'impugnatura. Allora, innanzitutto i cavi, guardate, sono abbastanza grossi, quindi dei bei cavi con una ottima sezione, tra l'altro morbidi. Questa è una caratteristica importante perché ci permette di lavorare comodamente. Cavo di alimentazione con presa asciugo, quindi va benissimo per essere utilizzata con le normali prese di casa, quindi 16 ampere. Nella parte frontale abbiamo il pannellino di controllo con tutti i LED che ci informano del funzionamento, dello stato di riscaldamento, oppure se è andato in protezione termica. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dello strumento, abbiamo una potenza massima di 1250 watt e che quindi ci permette di utilizzarlo con i normali contatori di casa da 3 kW senza nessun problema. Adesso colleghiamo l'alimentazione elettrica e facciamo subito una prova rapidissima. Dalla parte posteriore troviamo il tastino di accensione, quindi già lo strumento in questo modo è acceso, quindi lampeggia il LED che ci informa che è pronto per lavorare. Quando premo questo tastino, ovviamente si accende una ventola e ci permette di riscaldare. A questo punto spostiamoci, mettiamoci vicino alla morsa e facciamo 2 prove. Ho stretto con una forza disumana questi 2 dadi uno contro l'altro. Ovviamente non sono arrugginiti, non sono in condizioni impossibili da svitare, però per capire il concetto mettiamo la nostra spirale nel primo dado, lo facciamo diventare incandescente e con l'aiuto di una chiave inglese, ovviamente tutto messo in una morsa, ricordatevi che è uno strumento pericoloso, quindi diventando incandescente si rischia di ustionarsi, quindi mettiamolo sulla morsa e proviamo a svitarlo. Allora, io spero che questa inquadratura vada bene per rendersi conto di quello che stiamo facendo e quindi di come si comporta la macchina. Mettiamo il nostro dado nella morsa, quindi il bullone con i 2 dadi, stringo, prendiamo una chiave 13, lo stretto con molta forza, quindi esagero, ok, e vediamo adesso semplicemente come diventa incandescente. Da questa parte si preme il tastino e vediamo il dado che diventa incandescente. Quindi la macchina già si è attivata. Tra l'altro, i primi utilizzi è normale che fuoriesca del fumo dalla stessa spirale.
Ragazzi, voi non lo vedete in questo momento, ma è diventato letteralmente incandescente. Lo tolgo un attimo per farvi vedere, lo rimetto. Quindi in questo modo, se fosse un dado su una struttura arrugginita, vecchia, che rischia di rovinarsi con una pistola a percussione, eccetera, in questo caso, come vedete, possiamo svitarlo molto molto facilmente. Guardate. L'avevo stretto con molta forza, adesso l'ho solo toccato e quindi sono riuscito a svitarlo in un attimo. Adesso aspetterò un bel po' di tempo perché si raffreddi e lo metterò comunque all'interno di un contenitore con l'acqua, così non rischio nulla. E vi faccio vedere come posso pure eventualmente deformare questa barra filettata da 18 mm. Anzi, prima ancora di toglierlo, voglio farvi rivedere da vicino come diventa incandescente. Quindi attivo. Ho appena premuto il pulsante e guardate quanto tempo impiega, è praticamente immediato, già è incandescente, guardate, lo rimetto ed è incandescente solo il dado che io sto cercando di riscaldare, quello di sotto no. Guardate, più sto, più diventa, ragazzi. Si può utilizzare anche per temprare il metallo, per esempio per chi costruisce coltelli o altro. Guardate. Se io voglio farlo da quest'altra parte, quindi voglio far diventare rovente l'intero perno, la parte filettata, basta metterlo qua, anche se il diametro della spirale dovrebbe essere in realtà, diciamo, adatto al diametro di quello che dobbiamo riscaldare, però guardate, anche in questo caso è diventato incandescente, quindi direi che funziona, funziona bene in pochissimo tempo. Ancora è rovente, non so se si capisce, ma sì, si capisce assolutamente. Quindi adesso devo rimuoverlo e vi faccio vedere l'altra prova. E allora facciamo quindi la prova con questa barra filettata. Vediamo se riesco a piegarlo. Ovviamente è una barra che ha la sua resistenza perché il diametro è importante, però noi proviamo a riscaldarla con questo riscaldatore ad induzione. E vediamo se ci riesco e soprattutto quanto tempo ci vuole. Allora, già esce del fumo, farò un pochettino su e giù per interessare una superficie più ampia perché dovendolo piegare ovviamente ho bisogno di ammorbidire una parte di metallo maggiore, quindi una buona porzione. Vediamo se riesco. Allora, già è incandescente, lo tolgo un attimo per farvi vedere, vedete? È incandescente, quindi lo riscaldo, inserisco questo pezzo di tubo metallico e ragazzi guardate, ok, piegato, quindi utile anche per fare questo tipo di lavoro, quindi utile anche per questo. Facciamolo cuocere e adesso facciamo un'altra prova. Questo è un quadralino in alluminio, io non mi sono documentato, non so se funziona bene sull'alluminio oppure no, ma voglio farvi vedere anche l'utilizzo del cavo flessibile. Se da questa parte è ostruito, dall'altra parte pure, ovviamente dovete prima avvolgerlo e dopodiché fissarlo da questa parte. Fate il numero di giri che ritenete opportuno. Ok, quindi ho creato questa spirale. Adesso proviamo a vedere se sull'alluminio funziona. Mi sono ricordato ora che potevo utilizzare la termocamera, quindi vi faccio vedere in contemporanea, spero che mi riesca. Quindi lo metto così, mettiamo la termocamera, spero che si veda un po' tutto, però comunque così riuscite a rendervi conto. Vedete la temperatura attualmente è 37 gra 31 gradi, quindi lo avvio e già sta cambiando colore. Quindi almeno la spirale sta cambiando colore, ma anche l'alluminio, guardate la parte alta. Quindi abbiamo raggiunto 70 gradi, 80, 90, 100 e tutta la barra in alluminio sta cambiando colore anche dall'inquadratura. Spero si riesca a capire. 160 gradi, 170, sì. Decisamente si sta riscaldando, quindi rimuoviamo la spirale e guardate la barra, anche se la messa a fuoco non aiuta, quindi ok, così si dovrebbe capire meglio. Non so se prima si è visto, però comunque
non è un test scientifico, serve solamente a farvi vedere che anche l'alluminio si è riscaldato, però non abbiamo come con il ferro la parte che diventa incandescente. Adesso proviamo a fare riscaldare questo grosso dado da 21. Quindi inserisco la spirale adatta, semplicissimo, si inserisce in questo modo con le spirali molto più semplici rispetto al filo flessibile, che non è difficile, però qua abbiamo tutto già nella posizione corretta. Quindi lo inserisco e vi faccio vedere pure in questo caso con la termocamera, sperando di riuscire a mettere a fuoco, al limite lo alterno un poco. Quindi facciamo così, vediamo se riesco a farvi rivedere tutti e due, forse sì. Proviamo ragazzi, alla fine è solo un esperimento, tanto per vedere come va. Quindi ora è spento, lo accendo. E già dalla termocamera si vede che ha cambiato colore immediatamente. Si vede il fumo che fuoriesce, quindi alterniamo. Vi faccio vedere sia il dado e ogni tanto inquadro così. Siamo già a 170 gradi. Ok, guardate, mi è arrivato pure una notifica, Burning Protection, quindi mi avvisa del rischio di incendio perché il calore effettivamente è abbondante. Guardate, stiamo parlando di un dado da 21 riscaldato in pochissimo tempo, è letteralmente rovente. Guardate, va bene. Allora, a questo punto penso che come prove ci siamo capiti, riesce a riscaldare senza nessun problema. E allora, ragazzi, quindi come avete visto, questo piccolo mostriciattolo riesce a funzionare e lo fa anche velocemente. Si acquista se se ne ha bisogno, perché costa poco più di 800 euro, anche se cercherò di farmi dare un codice di sconto. Ma comunque sia, è uno strumento che vedo nelle officine sia dei professionisti che di chi è appassionato, per esempio, di restauro. Per chi deve svitare frequentemente dei bulloni che possono essere bloccati o per chi ha bisogno di deformare dei metalli per dargli una forma che preferisce, altrimenti dovrebbe utilizzare il cannello, insomma altri strumenti. La tecnologia ci aiuta, questo è molto rapido e ci permette di lavorare anche in sicurezza perché con le fiamme c'è più rischio. Con questo invece si lavora molto molto meglio, utilizzabile come vi ho detto con la corrente di casa senza nessun problema, quindi se avete bisogno di questo strumento, dato che ho ricevuto tante richieste di recensirne uno, e allora guardate questo. Se avete bisogno di qualcosa di un pochettino più avanzato, vi lascerò anche il link dell'altro modello, che è più evoluto, costa di più, ma che è più adatto a chi ha esigenze maggiori. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace cliccando sul pollicione qua giù. Cliccate anche sulla campanella dove esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!